Marina La Rosa, nata a Messina nel 1977, ha debuttato in televisione a soli 23 anni come concorrente del Grande Fratello. Conosciuta come Gatta Morta, ha poi preso parte a diverse trasmissioni televisive e ha ottenuto ruoli importanti in serie di successo come Beautiful e Un Posto al Sole. Dopo un periodo lontano dal piccolo schermo, nel 2019 è tornata come concorrente dell'Isola dei Famosi e ora la vedremo nel cast della Talpa. La sua partecipazione al Grande Fratello l'ha resa improvvisamente famosa, portandola a soffrire di attacchi di panico a causa della repentina notorietà. Marina ha raccontato che l'ex compagno di casa, Pietro Taricone, l'ha aiutata nei momenti difficili. Dopo il reality ha vissuto un periodo intenso di impegno mediatico che le ha fruttato ingenti guadagni, ma anche momenti di stress. Marina La Rosa è stata sposata con l'avvocato Guido Bellitti dal 2010 al 2021, da cui ha avuto due figli. La coppia ha deciso di separarsi dopo una crisi durata diversi anni. Marina ha dichiarato di essere single e di essere casta da tempo, sottolineando che per lei l'aspetto mentale è fondamentale per instaurare una connessione con un'altra persona. La sua sincerità e schiettezza hanno reso Marina La Rosa un personaggio amato dal pubblico, che ora la seguirà nel nuovo programma televisivo. Resta aggiornato su tutte le news riguardanti Marina La Rosa e non perdere i prossimi aggiornamenti.